Allora ragazzi, a questo punto, cioè, una volta imparato a capire come varia il volume specifico rispetto alla temperatura e pressione, cominciamo a scavare meglio anche su come varia l'energia interna al variare di temperatura e pressione. Va bene? Allora, ci sono dei coefficienti molto interessanti che ci aiutano a capire come ricavare questi, diciamo, questi coefficienti. Io in verità, diciamo, sono costretto a definirli e successivamente a farveli comprendere un po' meglio dal punto di vista fisico, perché voi ancora non sapete bene, non avendo fatto il primo principio della termodinamica, ancora l'energia interna per voi è ancora un concetto un po' vago. Per cui, diciamo, vi introduco questi, diciamo, questi coefficienti, ma successivamente ovviamente ci ritorneremo per spiegarne meglio il significato fisico. Allora, il primo coefficiente che sicuramente voi avete già, o meglio, più che il significato fisico che voi già avete, la coincidenza tra il significato fisico che vi è stato già dato nei corsi elementari e la definizione termodinamica che noi, rigorosa, che noi ora daremo. Allora, la definizione termodinamica consiste in questo: il calore specifico a volume costante non è nient'altro che la derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura a volume costante. Ok? Allora, io adesso non vi posso dimostrare che questa definizione è coincidente con la definizione che voi già avete dato nei corsi elementari di fisica del calore specifico. Che cos'è il calore specifico? Vediamo un attimo, si ricorda questa definizione? Una quantità di calore che può generare un corpo per innalzare di un grado centigrado. Non un generale, corpo di un chilogrammo. Esattamente. Quindi, allora lui sta dicendo, sta ricordando a memoria la definizione che avete dato, cioè la quantità di energia, di calore, che bisogna fornire ad un sistema, diciamo, di un chilogrammo, diciamo, se stiamo parlando di calore specifico, a volume costante, per innalzare di un grado la sua temperatura. Quindi di fatto vuol dire quantità di calore de Q. Io aggiungerei alla vostra, diciamo, alla, a questa, diciamo, definizione una piccola, un piccolo, una piccola postilla, che questa quantità deve essere fornita reversibilmente, poi vedremo, diviso, diciamo, ovviamente per innalzare di un grado quella sua temperatura. Quindi sostanzialmente, se io vedo dQ su dT a volume costante, ottengo la definizione fisica che voi avete già dato nei corsi elementari. Ovviamente dire che questo è uguale a questo per il momento resta un atto di fiducia, ma poi ci ritorneremo, perché quando faremo il primo principio della termodinamica potremo facilmente dimostrare questa relazione. Allora, quindi è una promessa che vi faccio, ritorneremo su questo, punto. Allo stesso modo posso determinare il coefficiente, diciamo, il calore specifico a pressione costante. Qui, dal punto di vista termodinamico, questa quantità è la derivata dell'entalpia rispetto alla temperatura a pressione costante. Anche qui voi avete dato la stessa definizione che avevate dato qui dal punto di vista fisico. Cosa avete detto? Avete detto che la quantità di energia in modo calore che devo fornire al mio sistema, ovviamente stiamo parlando sempre di quantità specifiche, vedete? Quindi o dico la quantità di energia per unità di massa, o dico ad un chilogrammo, è la stessa cosa. Perché quando io scrivo deu piccolo, vi ricordo che è l'energia per unità di massa. Quindi quando dico deq piccolo, che cosa vuol dire? Se mettiamo più grande calore, quindi in joule, come unità di misura, Q piccolo che sarà? Sarà? Joule su chilogrammo. Quindi o dico qualunque sia la massa, diciamo la quantità, diciamo, di calore, diciamo, quindi per unità di massa che devo fornire, oppure, come diceva lui nella definizione precedente, quella che devo dare, diciamo, ad un chilogrammo. Quindi ha già fatto, diciamo, questa scalatura, nella definizione che ha dato, è la stessa. Quindi dQ rev su dT a P costante. Anche questa è un'eguaglianza che andremo a dimostrare.
Potremmo anche scrivere un'altra cosa. Ricordiamoci un momento Gibbs. Allora Gibbs cosa ci dice? Che il DS a cosa è uguale? Prima equazione Gibbs. A D su T. Anzi facciamo una cosa, facciamola affrontare. DU, forse così la ricordate meglio. Anche se ci serve così, D S meno P del D. Allora, se io faccio, allora qui dentro, ovviamente posso anche pensare che se il DU lo faccio variare con la temperatura, quindi se io faccio il DU rispetto a DT, io ho che questo è uguale a T DS su DT. Ovviamente se questo lo faccio a V costante, tutta questa parte qua, se la faccio, ovviamente faccio il DV su DT a V costante, il DV com'è? Zero. Quindi posso anche dire che questo qua è uguale a questo anche, giusto? Quindi questo qua posso anche scrivere uguale a T DS su DT a V costante. Vedete, sono pochissime cose che scriviamo alla lavagna, però sono una incastrata nell'altra. Voi basta che perdete una lezione, o che non studiate una lezione, poi non capite più niente. E diciamo, la materia è fortemente connessa. Allora, quindi senza Gibbs, vedete, io non potevo ricavare, mi devo trovare una, diciamo, me la devo imparare a memoria questa relazione. Ma voi potete mai imparare, diciamo, a memoria tutte le relazioni? Invece semplicemente con Gibbs io mi ricavo questa cosa in modo semplice. Allo stesso modo posso, dalla seconda equazione di Gibbs, vi ricordate la seconda equazione di Gibbs? Ditemela voi. Ma intanto io ve la chiederò 800 volte nel corso di dinamica e la imparerete a memoria. De A qua di S più più allora anche qui, allora facciamo la stessa cosa. Allora se io faccio il DH su DT a P costante, questa cosa sarà uguale a T DS su DT a P costante e diciamo questa V DP su DT. Poi se ce l'ho a P costante, com'è questo valore? E quindi anche qui posso scrivere T DS su DT a P costante. È chiaro? Quindi queste sono le definizioni che voi dovete ovviamente incastrare nella vostra testa, immaginando che a questo punto non c'è più la sola relazione fisica, diciamo, che vi guida nella definizione del quadro specifico, ma c'è anche una definizione termodinamica che poi coincide. Allora io questa coincidenza ve la dimostrerò a partire dal primo principio. Allora ultima relazione e poi passiamo invece a un modello fisico del, diciamo, del liquido. Ultima relazione molto importante che lega i due coefficienti tra di loro. Signori, normalmente Cp meno Cv è uguale a beta al quadrato per T diviso Kt, cioè è connesso a altre proprietà termodinamiche ovviamente attraverso questa relazione che io non vi chiederò in generale. Si può dimostrare che questa relazione con, diciamo, per un gas ideale invece coincide con R, ok?
è la costante del gas. Quindi questa relazione, cioè si può soltanto quando mi trovo in condizioni di gas ideale, attenzione ragazzi, quindi quando mi trovo in condizioni di gas ideale, quindi ho il Cp meno Cv uguale ad R, bene, questa relazione ci sarà estremamente utile. Quindi la prossima lezione io inizio a farvi il modello del gas ideale e quindi utilizzeremo questa relazione. Questa la utilizzeremo praticamente mai. Quindi ve la scrivo, ma ve la potete anche dimenticare se volete. Mi farebbe piacere invece che a partire da questa relazione ricavate che questo è uguale a R nel caso del gas ideale. Non è una cosa molto semplice, ma si può dimostrare. Vabbè, tutto potete dimostrare. Allora, significato a questo punto di Cp. Allora, secondo voi posso cancellare questa? Così vediamo un attimo in qual è l'unità di misura del mio Cp e del Cv e quanto sono più o meno grandi, perché come al solito dobbiamo dare definizioni, ma poiché siamo ingegneri, non siamo solo fisici, facciamo fisica tecnica, dobbiamo capire questi numeri quanto sono grandi. Allora, innanzitutto l'unità di misura. Allora, come si misura? Allora abbiamo detto, sono questi qua che sono, ragazzi, non so, sono kilojoule su chilogrammo o kilojoule su chilogrammo. Quindi facciamo kilojoule su chilogrammo. Non sono soltanto kilojoule su chilogrammo, ci sta? Ok? E se avessi messo qua grado Celsius? Questa cosa. Perché? Perché tu allora, quanto è grande secondo voi questa, cioè, questo valore? Allora, per l'aria, per esempio, iniziamo ad anticipare qualche valore che utilizzerete, diciamo, nelle prossime lezioni. Questo valore è circa 1, va bene? Quindi il calore specifico dell'area del Cp, pardon, è circa 0, diciamo circa 1 kJ al chilogrammo. Questo Cv, essendo Cp meno Cv uguale R, se voi fate Cp meno R ottenete Cv. Quindi poiché R è circa 0,287, diciamo, l'area sarà circa 0,7 come Cv. Va bene? Quindi potete subito, se tenete l'uno, tenete anche l'altro. Ho cancellato la relazione che mi serviva per dire Cp e Cv dell'acqua. Ve la ricordate la relazione? Beta al quadrato diviso Kt. Allora, beta al quadrato, secondo voi, beta che era già piccolissimo, al quadrato come diventa? Ancora più piccolo. E quindi, secondo voi, per un liquido, il Cp e il Cv come sono? Praticamente sono coincidenti, cioè quindi per un liquido io non parlerò di Cp e di Cv, parlerò semplicemente di calore specifico C, anche per un altro motivo che vedremo tra poco, cioè non ho un problema nella definizione della pressione, posso avere un problema nella definizione della pressione. Allora, a questo punto entro un po' più nel dettaglio nel modello di liquido che noi andremo a utilizzare, cercando di semplificare ulteriormente quello che abbiamo visto fino adesso. Allora, io potrei tener conto di queste piccolissime variazioni della, diciamo, del volume specifico con la temperatura della pressione, oppure, dal punto di vista ingegneristico, se questo delta V e le differenze di temperatura e di pressione sono sufficientemente piccole, cioè qualche decina di gradi, qualche decina, diciamo, di bar di variazioni, questo delta V è talmente piccolo per cui io posso considerare in prima approssimazione che il volume del mio liquido resta praticamente costante. Allora, questo è il primo modello che costruiamo dal punto di vista termodinamico, che è una semplificazione, ricordiamoci, della realtà. Vabbè? Vediamo cosa significano queste semplificazioni, cioè che cosa determinerà dal punto di vista del calcolo delle proprietà fondamentali che a noi servono nelle trasformazioni termodinamiche. Allora, se V è costante, dV com'è?
è 0, va bene? E se D virgola 0, che cosa posso dire? Posso dire che la mia, per esempio, variazione di energia interna, a quanto sarà uguale? Scriviamo. Deu, a cosa è uguale? Bravi, di S. Poi, meno P dV, ma attenzione, perché questo se ne va. Ok? Bene. Allora, io potrei sia utilizzare a questo punto, diciamo, il delta S me lo potrei andare a trovare attraverso la definizione del calore specifico. Eccolo qua. Quindi potrei dire che il calore specifico è uguale, diciamo, il DS è uguale a CV, ovvero quindi a C per diviso T per DT, e quindi T e T se ne vanno, e quindi è uguale a C per DT, chiaro? Poi, ripeto? Allora, guardate questa relazione, CV uguale a T DS su DT, va bene? Quindi che cosa vuol dire? Che DS a cosa è uguale? A CV per T, anzi, CV diviso T per DT. Ok, scrivo quindi DS uguale CV diviso T per DV. Per D? Per DT. Ok, T sta qua. E T se ne vanno, e quindi D uguale a CB di T. Ma potrei fare una cosa molto più semplice, senza fare tutta questa cosa così anzigovolata. Avrei potuto scrivere che U è una funzione di T. Cioè, ragazzi, la cosa più semplice è mettermi una coppia termodinamica. Allora, lei dice temperatura e pressione. Secondo voi, se il volume... io lo so, lo conosco, è noto, che mi conviene mettere come coppia il volume, quindi potrei fare U di T e di V. E quindi che cosa posso, diciamo, fare da questa relazione? Che dU è uguale a derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura, sempre lo stesso gioco, ragazzi, vedete, dU è uguale a derivata dell'energia interna rispetto alla temperatura V costante per dT, più la derivata di energia interna rispetto a V, a T costante per dV. Giusto? E questo com'è? Il V è 0, quindi questo se ne va. E chi è questo? Du su dV a V costante, chi è? E quindi questo che è? Du uguale a CV dT. Quindi o attraverso la definizione del calore specifico con l'entropia, o attraverso questa definizione, la prima che abbiamo, diciamo, ottenuto, io posso tranquillamente dire che per un liquido la variazione di energia interna è uguale semplicemente al CV per DT. E poiché il CV, abbiamo detto che non ha senso per un liquido parlare di CV, ma ha senso parlare di C, del calore specifico, scriverò ancora più semplicemente che è uguale a C per DT. CV è un non senso, perché abbiamo detto che non esiste CV e CV, esiste C, calore specifico. Ci siete? Allora, a questo punto vi dico, vabbè ragazzi, andiamo anche a DH, andiamo, diciamo, a valutare anche la variazione di entropia. Aperto, diventa via. Allora, attenzione alla variazione di entalpia, perché? Allora, la variazione di entalpia, l'entalpia, vi ricordo che H è uguale a U più PV, giusto? Ora, se andiamo a vedere la pressione come l'abbiamo definita, ragazzi? La pressione termodinamica, come è stata definita? No, la pressione termodinamica. Allora, adesso lasciamo perdere la coincidenza della pressione empirica e la pressione termodinamica. Per me siamo parlati di proprietà termodinamiche. Pressione termodinamica, come è definita?
l'abbiamo definita, diciamo, quando abbiamo introdotto Gibbs, giusto? Derivata di U, derivata di B. No, diviso. La derivata, è già... No, allora. Lei ha fatto l'analisi. Se lei dice la derivata di U fratto la derivata di T, è la derivata di U rispetto a, diciamo, a chi? Poi che cos'è la derivata? Andate a vedere che cos'è la derivata di energia interna rispetto a chi? Al volume. Il me col meno preso davanti, giusto? Meno la derivata dell'energia interna rispetto al volume a S costante, S uguale costante, bene, ok. Allora, questa pressione così definita entra in crisi nel momento in cui voi dite la variazione di volume non c'è, giusto? Se io non ho variazione di volume al variare di T e P, com'è il dV? Qualunque trasformazione voi facciate, com'è il dV? E quindi, diciamo, dU rispetto a zero perde comunque di significato questa relazione, giusto? Ho difficoltà a utilizzarla se metto dV, diciamo, dV, se considero un modello dV costante. Quindi attenzione, questa pressione termodinamica, così come l'abbiamo definita, non la posso più utilizzare. Non è più una proprietà termodinamica. Va bene, perché non lo posso, diciamo, se nel momento in cui dV uguale a zero perde di significato con quella definizione. E quindi non posso più utilizzare la proprietà termodinamica. Vi è chiaro questo concetto? Quindi, se voglio determinare P a partire da una coppia V, U, V, S, eccetera, non lo posso più fare se non è una proprietà termodinamica. Posso solo calcolarla come? Come diceva lui, come? Forza fratto. Solo a pista meccanica, e non la considero più una proprietà termodinamica, la considero una proprietà esterna, diciamo, un sistema, diciamo, che posso utilizzare nelle formule, ma solo nel momento in cui non devo utilizzare formule termodinamiche che me le metti in relazione ad altre. È un concetto un po' sottile, ragazzi, non è proprio semplicissimo e immediato da capire. Proprio per questo voi continuate a utilizzare il modello di Cassidy della pressione termodinamica come se nulla fosse. Allora ditemi che cosa non vi è chiaro, perché è un ragionamento estremamente, diciamo, sofisticato, se volete, però, quindi, poi dà luogo come conseguenza, imporre questo significa imporre l'impossibilità, diciamo, la impossibilità di utilizzare quella definizione. Perde significato dal punto di vista fisico, perché io non posso, diciamo, ottenere, diciamo, più la pressione a partire da questa derivata, perché il volume specifico non cambia, e quindi perde significato quell'altra, diciamo, quell'altra relazione. Chiaro? Non cambia mai, io comprimo e il volume specifico non cambia. E allora che derivata è? Se non cambia l'entropia con, non posso fare il ds su dv, non lo posso fare, perché il dv è praticamente nulla, non posso fare il du rispetto a dv, perché non cambia. Va bene? Allora, detto questo, o meglio, non è che non cambia, perché se du fosse uguale a zero sarebbe uguale a zero, diciamo, e invece è questo numero che va a zero. E quindi diventa infinito o qualche cosa di indeterminato 0 su 0. Quindi non lo posso più andare a valutare in questo modo. Detto questo, non è che l'H non lo posso più utilizzare. L'H la devo utilizzare come utilizzo la P, a partire dalla definizione. Come? H uguale a U più PV. Per cui dH a cosa sarà uguale? A du. Più P dV più V dP. Questo lo posso ancora scrivere. Attenzione, perché P dV non ci sta, perché dV è nullo. Per cui io posso tranquillamente ancora ricavare il delta H per un liquido come dU più V dP. Poiché il dU è C delta T, scriverò ancora questo è uguale a C dT più V dP. Bene. E il DS? DS? Le relazioni sono sempre le stesse.
quindi l'S, diciamo, mi prendo sempre la stessa relazione quale, per esempio. La prima, legge di Gibbs. Che cosa mi dirà Umberto? Ovviamente. Quindi è uguale a che cosa? No, che più, più, de U su T, giusto? Più, B. Ditela voi. P su T, giusto? Ma è inutile che ho fatto questo sforzo di memoria, giusto? Perché? Come hai detto a V? Quindi questo non c'era. Allora, voi potete anche imparare tutti i modelli termodinamici a memoria, nessuno ve lo dirà, perché adesso poi facciamo il liquido, questo è il liquido sottoraffreddato, poi c'è il vapore, poi c'è il gas ideale, il gas reale. Potete anche imparare tutte le reazioni a memoria, poi voglio vedere alla fine il corso termodinamico che succede. Allora, forse conviene imparare due relazioni, anzi una relazione, perché la seconda Gibbs si ricava dalla prima, conviene forse imparare il metodo che ci porta a definire le proprietà termodinamiche, piuttosto che, quindi, la chiave di tutto, va bene? Quindi seguire nel ragionamento la definizione di queste relazioni significa sostanzialmente ricordare una o due relazioni, va bene? Praticamente quasi, però dovete capire, diciamo, il ragionamento ci sta dietro, va bene? Allora, a questo punto, poiché dal punto di vista delle differenze, cioè differenziali, io posso tranquillamente ricavarmi anche questo qua, come? Questo qua cosa è uguale allora? Du, lo scrivo ancora, du e c delta t, e quindi posso scrivere c del t su t. A questo punto io che cosa faccio? Dico, ragazzi, ma se io voglio sapere la variazione totale di energia interna, non su una, non infinitesima, ma totale, cioè io vado da qua fino a qua, voglio fare l'integrale tra il punto 0 e il punto generico, diciamo t, va bene? Che devo fare? L'integrale. Quindi questo, sarà, questo implica che la variazione di u sarà uguale a che cosa? A c sarebbe l'integrale di c delta t, però io scrivo direttamente c delta t perché normalmente c delta t, diciamo, va bene, perché molto spesso prendiamo l'acqua, no? Allora, quanto è il calore specifico dell'acqua? Una caloria. No, oh, caloria. Calorie non mi piacciono. Poi diciamo, dopo possiamo anche parlare di calorie, quando farò gli esercizi con delle. Allora? Lei ha detto una caloria, una caloria, e però deve dire qualche altra cosa. 4,18 già. Quindi 4,2 kilojoule al chilogrammo, giusto? Kelvin. Perché ovviamente cosa diciamo? Cp abbiamo detto sono kilojoule grammi Kelvin, giusto? Quindi, perché ti ricordi solo questo valore? Non si ricorda tanti valori. È quello più usato. Perché che cosa dovrebbe, diciamo, la C dovrebbe essere una funzione termodinamica, quindi potrebbe essere una funzione della temperatura, per esempio. In quel caso io non potevo scrivere questo, devo fare l'integrale tra T con 0 e T di C in dt, perché la C è una funzione di T, giusto? E quindi devo mettere dentro l'integrale. Però lui mi ha detto un solo valore, perché mi ha detto 4 e 2? 4 e 18, 4 e 2 più. Mi bastano due significative, non ne voglio tre, mi bastano due. Allora, perché ha detto 4 e 2? Perché di fatto, più o meno, il calore specifico resta più o meno costante per un campo di temperatura molto ampio. Per cui, se state in una decina, di una ventina di gradi, tranquillamente potete, diciamo, ricavare C delta T. Cioè, se io sto riscaldando da 20 a 40 gradi, io metterò 4 e 2. Va bene? Ricordiamoci sempre che stiamo parlando di modello, ragazzi, di liquido. Che vuol dire che stiamo parlando di modello di liquido? Liquido? E devo scrivere anche altra cosa, Sottoraffreddato. Sottoraffreddato oppure compresso, potrei scrivere, va bene?
Che vuol dire quindi che il modello di liquido? Che se a un certo punto io questa, diciamo, sto alla pressione, sistema pressione cilindro, riscaldo 20-30 gradi, riscaldo a 10 gradi, 40 gradi, 50 gradi, 60 gradi, arrivo a 100. Che succede a 100? Alla pressione atmosferica. Che succede a 100? Allora questo, diciamo, adesso vi spendo qualche parola sul fatto che bolle, perché l'altra volta vi avevo promesso che vi avrei spiegato questa cosa, ma non ve l'ho spiegata. Allora così la spiegavo meglio. Allora ragazzi, alla pressione atmosferica, quindi siamo un bar circa, io dico un bar, ma in realtà sapete bene che non è la pressione atmosferica a livello mare, non è un bar. Quant'è? È 1.01, va bene? Quindi se state a un bar, qua avete 0, qua avete... No, perdono, qua avete 100, perfetto. Che vuol dire 100 gradi? Vuol dire che questo è liquido sottoraffreddato compresso, questo è aeriforme, va bene? Quindi vuol dire che a 100 gradi io che cosa ho? Vapore saturo più liquido, cioè ho un passaggio di fase. Bene. Quindi vuol dire che in quella relazione abbiamo visto l'altra volta, quando sono arrivato a 100 gradi, io qua dentro potrò avere una parte e una parte di aeriforme. Non so quanto, perché bisogna una testa di un'altra proprietà, non di PT, perché PT stanno una agganciata all'altra. Detto questo, se io dico, signori, continuo a utilizzare quella relazione là sopra, va bene? Guardiamo che succede qua sopra. Succede una fesseria, perché io gli do un joule, gli do un kilojoule, e quella è la temperatura che succede. Cosa? Rimane costante. E quindi cosa vuol dire? Sto facendo una fesseria, perché io gli do, diciamo, una certa quantità di, quindi il delta U sta aumentando, la variazione di energia interna del mio sistema aumenta, perché gli sto fornendo energia, quindi da qualche parte finirà. Dove finisce? Nel sistema, se io la sto dando. Lo vedremo fra poco quando faremo il primo principio. Quindi, e invece il delta T resta costante. Quindi come vedete, questo modello non vale in passaggio di fase. Che dovete fare in passaggio di fase? Quale relazione abbiamo visto? L'abbiamo visto l'altra volta, l'avete fatto più volte anche con l'ingegnere Arpino. Delta U a cosa era uguale? Anzi, U a cosa era uguale? Facciamo così prima. Come U? Bravo. U? UBS e poi? No, non è UBS. Vabbè, ragazzi, allora man mano che andiamo avanti vi siete sedimentati, per cui sennò, diciamo, arrivate alla fine che voi non capite più. Allora evidentemente il delta U è funzione della variazione del titolo che ho, giusto? Per cui se aumenta la quantità di vapore, che la quantità di liquido che passa a vapore, io avrò una variazione del mio titolo. Quindi, ma la temperatura resterà lo stesso, quindi non posso utilizzare quello stesso modello, questo qua, perché questo modello non mi funziona più in condizioni di vapore. Quindi, quando io adesso vi faccio il modello del liquido compresso o sottoraffreddato, poi facciamo il modello del vapore saturo più liquido saturo, poi facciamo il modello del gas, posso utilizzare questi modelli solo se e solo se mi trovo in questa zona qua. Se me la vado ad applicare o nella riforma o in passaggio di fase, fate delle fesserie assurde. Chiaro? Quindi la prima cosa da fare, quando io dico posso applicare un modello, non è soltanto dire, signori, io sto qua all'inizio, sto a 20 gradi e alla pressione atmosferica, quindi applico quel modello. No! Dovete dire all'inizio e alla fine dove sto. Cioè, se sto qua a 20 gradi, sto qua a 40 gradi, il modello si può applicare, perché la variazione dell'energia che io sto utilizzando, quel modello, io mi sto sempre muovendo sul liquido, quindi lo posso sempre applicare. Ma se io vado da qua e vado fino a qua, non
posso applicare lo stesso modello del liquido lungo una trasformazione in cui in parte c'ho il liquido e in parte c'ho del gas. Anzi, qua devo prendere tre pezzi. Devo fare un pezzo da qua fino a qua, un pezzo da qua fino ad arrivare nelle condizioni di vapore surriscaldato e poi il terzo pezzo solo sulle riforme. Chiaro, sono tre modelli, tre pezzi con tre relazioni diverse. Quindi attenzione a utilizzare questi modelli. Sono semplici, sono semplicissimi come vedete. Ma dovete sempre ricordare che li potete applicare esclusivamente all'interno delle ipotesi sulle quali noi abbiamo ricavato il modello stesso, cioè liquido incompressibile. Siamo in liquido, in condizioni di liquido sottoraffreddato. Perché se voi prendete questo modello qua, secondo voi questo sistema lo comprimete incomprimibile? No, col cavolo di vapore rendono incomprimibile. Non va bene, non funziona. Ma non funziona dal punto di vista fisico prima ancora che del matematico. Cioè voi andate a comprimere, ma questo diciamo cambia il suo volume. Se avete liquido raffreddato, avete olio di spingere, quello non si modifica. Vi trovate? Allora per questo dovete agganciare. Se voi non agganciate questa relazione qua, dp uguale 0, a un fatto logico, incompressibilità del mezzo, allora su un solido va bene, va benissimo. Sul liquido va bene, va benissimo. In passaggio di fase non va bene. Per le riforme non va bene, dobbiamo applicare un altro modello. E quindi, dal punto di vista fisico, attenzione perché quando avrei, io vi darò l'esercizio, non ve lo darò soltanto dicendo vabbè, sto in un punto, determinate tutte le proprietà termodinamiche in un punto, quello lo potete fare tranquillamente con le tabelline, stando sicuro che dall'inizio alla fine state fermi. Quando camminate non dovete arrivare sul burrone, perché se arrivate sul burrone e diciamo cadete, va bene. Allora qua c'è il burrone, va bene? Chiaro? Allora, penso che se non avete dubbi, io direi che possiamo fermarci. Però c'era una domanda. La lezione è finita, ma c'è una domanda, diciamo, di un vostro collega che dice: ma che differenza c'è tra passaggio di fase e evoluzione? Lei l'ha fatta questa domanda. Era solo un'affermazione, allora, che differenza c'è tra l'evoluzione e il passaggio di fase? Allora, prendiamo questa, diciamo questa, leviamo qua sopra ragazzi, leviamo il pistone circolo, così capiamo l'evoluzione. Allora, adesso è finita, chi non è interessato all'evoluzione se ne può andare. Poi però potrò fare una domanda sull'evoluzione all'esame. Allora ragazzi, ascoltatemi. Allora, se io prendo quest'acqua, allora l'acqua a 20 gradi, secondo voi, questo è legato a dei concetti di chimica. Allora, secondo voi quest'acqua, c'è cioè un bacile d'acqua che sta qui, secondo voi quest'acqua evapora o non evapora a 20 gradi? Sì, evapora. Qualcuno dice sì, qualcuno dice no. Chi è che dice no? Chi è che dice no? No, ma dico. Forse. Lei dice di no, perché? Si può contraddire il professore a lezione, non si può contraddire all'esame. A lezione potete fare. Allora, perché evapora? Giustamente lei dice evapora. Allora io le dico, perché evapora se la pressione è la pressione di un bar? A 20 gradi, la pressione di un bar, dove si trova qua? Lei giustamente ha detto che non è vero, quindi è tra le persone che dice che non evapora. Allora io le faccio questa domanda a questo punto. Mi trovo in queste condizioni, 20 gradi, pressione atmosferica, e lei giustamente ha detto non evapora. No, per me evapora. Evapora, pardon. E però là sopra che cosa succede? Evapora o non evapora, secondo lei della termodinamica? Qua. No. Vi siete ingabrettati, come si dice, giusto da soli. Allora, qual è il problema? Che cosa non state tenendo in conto? Perché se andate sulla termodinamica e quella sta a 20 gradi, la pressione è la pressione atmosferica, ma non dovrebbe evaporare. Giusto, a un bar dovrebbe evaporare, giusto? Se invece alla pressione atmosferica, e invece voi vedete che se andate diciamo domani a 20 gradi, cioè io non trovo più l'acqua evaporata, l'evidenza fisica vi dice che evapora, quindi noi che cosa crediamo sempre di più? All'evidenza fisica. Quindi c'è qualche cosa in questo ragionamento che non va. Che cos'è che non va? Allora, è una cosa molto semplice ragazzi, se io non metto il coperchio,
La pressione è sempre la stessa la pressione. Perché se lo mettevo, diciamo, se qua mettevo un fogliettino di carta, va bene, un fogliettino di plastica, neanche, diciamo, quindi la pressione rimaneva la stessa, piccolissimo, quella Domopack, no, il Domopack che Domopack. Lo mettevo, diciamo, sopra l'acqua, secondo me evaporava l'acqua. No. La pressione era cambiata? Il Domopack quanto pesa? Pesa niente. Era sempre più. Quindi non è che perché la pressione è cambiata, c'è qualcosa a questo punto a cui sia chimico. Giusto? Allora, legge di Dalton. Che cosa dice la legge di Dalton? Pressione parziale. La pressione dell'aria, che diciamo, questa pressione atmosferica che sta qua sopra, è uguale a che cosa? La pressione parziale dell'aria più la pressione parziale del vapore. Quant'è la pressione parziale del vapore? L'acqua molto piccola. Qualche centinaio di pascal. Va bene? Per cui non sto più qua, se io levo il... Allora, per cui, quando levo la pellicola, l'acqua all'aria non la vede proprio. Ma a me non interessa la pressione parziale dell'aria, a me interessa la pressione che esercita l'acqua stessa. Cioè l'acqua vede solo l'acqua. Per cui questo qua non vede più senza il pistone, non vede più la pressione totale. Immediatamente avete levato la pellicola, l'aria sparisce, come se non la vedesse. Quindi che cosa vedete levato, appena levate la pellicola? Scalate immediatamente da qua più giù. E quindi dove andate? Se sto a 20 gradi, sto qua. Giusto? Ecco l'arcano. Va bene. E a questo punto è l'ebollizione? Che fenomeno è l'ebollizione? L'ebollizione, allora, quindi l'evaporazione, diciamo, coinvolge soltanto la parte di superficie che sta esattamente, diciamo, di separazione tra liquido e gas. E questa è l'evaporazione che noi tutti conosciamo, che ovviamente avviene anche qui. Quindi la parte di liquido che, anche se sta il sistema chiuso, che passa dalla fase liquida alla fase reticoliforme, è la parte ovviamente di separazione, di frontiera. Esattamente. Quando voi andate ad aumentare la temperatura, che cosa succede? Si rompono le cavi delle particelle, quindi no. Succede questo. Che la particella che sta qui sotto, va bene, a che pressione si porta, ragazzi? Allora, questa qui si troverà, alla, diciamo, vedrà soltanto questa qua che sta qua sopra, vedrà soltanto PV, giusto? Quella che sta qua sotto, che cosa vedrà? PV più questo piccolo battente, piccolissimo battente d'acqua, ma farà qualche decina di pascal, va bene? Bene. Quando io porto l'acqua non a 20 gradi, ma a 100 gradi, va bene? Questa che sta qua sopra potrà passare il fase, diciamo, cioè il passaggio di fase così come ovviamente l'avrà, come l'aveva prima. Questa che sta qua sotto, che cosa vede? Vede la pressione, vede la pressione totale della, diciamo, dell'aria, perché quella che sta qua sotto non si accorge della, non si accorge della, della, diciamo, della, della pressione della, diciamo, della, della parziale del vapore, si accorge di tutto. È come se, come, come se la prima, il, come la prima pellicola di acqua fosse un velo per l'acqua che sta da sotto. Quindi solo la prima pellicola di aria si accorge che l'aria, diciamo, che non c'è, che non c'è la pressione dell'aria. Quella che sta sotto, quindi quella di sopra potrà partecipare all'evaporazione, ma quella di sotto no, normalmente, vi trovate? Perché quella di sotto sente la pressione totale. Quindi, però, che cosa succede in fase, diciamo, a 100 gradi? Succede una cosa particolare, che a 100 gradi la pressione del vapore diventa quanto? Quanto diventa la pressione del vapore a 100 gradi? Cioè diventa uguale o un poco poco più grande, se vado a 100 qualcosa, diventa più grande. Quindi che succede? Che quella di sotto, anche se si trova alla, non vede soltanto la PV di qualche pascal qua e quindi evapora qua, si trova, diciamo, in una condizione in cui può evaporare. E quindi che succede? La formazione della bolla, anche da sotto. Qua, 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 qua. E queste bolle che fanno una volta che sono formate? Come sono? Sono più leggere, quindi... fenomeno dell'ebollizione. Quindi, come vedete, il fenomeno è molto più complesso di quello che potete immaginare.
perché dentro c'è la chimica, quindi c'è la chimica più la fisica che vi fa interpretare il problema. Quindi se non tenete conto di Dalton non lo capite questo.